Ma si riparte da un percorso che questa squadra sta portando avanti già da tempo. Ha iniziato il campionato con mentalità, con organizzazione di gioco ben precisa, giusta, e quindi portiamo avanti il nostro lavoro, con la consapevolezza che queste prestazioni ci hanno lasciato e ci hanno dato anche delle certezze, no? Proprio sotto questi aspetti qui, del gioco, della manovra, della conoscenza. Ma anche con la consapevolezza che meritavamo di avere per quello che abbiamo fatto, per quello che questi ragazzi hanno profuso sul campo, meritavamo qualche punto in più. E quindi portiamo avanti il nostro percorso di lavoro, che deve essere costante, e sappiamo che in alcuni aspetti, dobbiamo migliorare perché, abbiamo magari sicuramente commesso qualche errore individuale, che ci ha caratterizzato poi magari alla fine della partita il risultato. Non sempre succede nel calcio questo, non sempre paghi dazio, però nello stesso tempo continueremo il nostro percorso di lavoro per far sì che queste situazioni le miglioriamo e arriviamo ad essere un giocattolo interessante. Parte anche da quel tridente offensivo che ha dato spettacolo, ha segnato solo Ma noi ripartiamo da quel progetto di mentalità, di principi, a prescindere dagli interpreti, che deve essere comunque vivo, quello di andare in campo, di giocare a calcio, di essere propositivi, di accompagnare l'azione d'attacco con più uomini, di essere presenti in area di rigore avversaria, di avere dei concetti tattici importanti che ci devono dare certezze, sicurezze e convinzione. È questo che un po' la squadra ha dimostrato in questo scorcio di campionato e che deve portare avanti. Sappiamo di affrontare una squadra che è la Lazio di grande qualità, che ha giocato bene le sue prime partite, ha un ottimo allenatore che conosco bene e quindi che però anch'essa non ha raccolto punti per quanto ha seminato e quindi sarà una partita molto difficile, l'ho già detto ai ragazzi, e dovremo fare un'altra grande prestazione, una partita perfetta per poter fare il risultato contro questa squadra perché ha tanta qualità e esperienza in tutti i reparti e sa quello che deve fare, quindi ci vorrà sicuramente un Palermo attento, concentrato, tosto, organizzato. Vitale, poi Vannini e poi Trick. Sì, Peppe, ritorno un attimo sul concetto. Tu hai affrontato un Napoli che attaccava con tre uomini offensivi. La Lazio è una squadra che attacca con uomini offensivi, potrebbero essere Ma vediamo, innanzitutto vediamo i recuperi, che sono la cosa quando ci sono tre partite in una settimana, c'è da valutare soprattutto anche il discorso del recupero individuale. Abbiamo ancora oggi, che forse è un po' la giornata più vicina, un po' più distante dalla partita precedente, più vicina a quella che dovremo affrontare. Domani mattina abbiamo un'altra rifinitura e quindi dovremo valutare bene questo aspetto qui prima di tutto. E poi anche l'aspetto tattico, dove la squadra deve sapere a prescindere andare a interpretare le situazioni, queste situazioni qua, sia in un senso che nell'altro. dopo una partita come quella di Napoli, a uno di quei tre naturalmente con No, è un discorso che si affronta serenamente, non secondo è che te? non gli si dice, ma i ragazzi sanno l'importanza di andare a preparare una partita o più partite nella stessa, con lo stesso piglio, lo stesso spirito, la stessa mentalità, la partecipazione di tutti, di chi gioca a 90 minuti e di chi entra per un quarto d'ora. Guai se non ci fosse questo apporto di squadra, questo spirito, questa convinzione di sapere di poter entrare e essere decisivi, vuoi per portare a casa il risultato nel momento in cui sei in vantaggio, vuoi nel momento in cui devi vincere la partita, nel momento in cui devi dare quel contributo importante per cambiare ancora e in meglio le sorti della gara. Quindi a prescindere la squadra sa già quello che l'allenatore vuole da loro e con quale piglio, quale spirito i ragazzi devono approcciarsi alla partita e poi svilupparla nella gara stessa, poi a prescindere da chi parte prima o parte dopo. Anni. Comunque sia, giocando così, cosa cambia? Cioè, è un Palermo molto diverso quello che gioca con tre punte rispetto a quello che gioca con
Ma premesso che non ci gioca, vedendo le partite di Serie A, non ci gioca nessuno, o ci giocano pochissime, pochissimissime squadre. Perché parlando della Juve e dell'Inter, che forse sono il massimo, la massima espressione, no? O la Roma stessa, non mi sembra che insomma giochino con, in maniera così propositiva. Da bravo, esatto, propositiva. Però ecco, sono punte che, o sono poi attaccanti che sono esterni, esterni, non attaccanti veri. E quindi in questo senso la squadra deve saper andare, eventualmente in ogni caso, ad andare ad assimilare i concetti di tattici, di equilibrio, di compattezza comunque, di lettura delle situazioni individuali e collettive importanti, di alto spessore di concentrazione in tutti i 90 minuti, nelle coperture preventive, in quello che c'è da andare a fare quando si attacca, cioè quando si attacca bisogna sapere anche difendere. E quindi in questo senso qualcosina possiamo ancora fare e migliorare, ci stiamo lavorando già da un po' di tempo e continueremo a farlo, però, perché questo è un processo che graduale e costante deve essere di grande crescita, anche perché per diversi ragazzi nostri la Serie A è una novità, e quindi il fatto stesso che sia questo dobbiamo capire, capire in fretta e adeguarci in fretta a quello che può essere il fatto di poter perdere una palla davanti che sembra innocua, il fatto stesso che in questa categoria una palla persa in attacco può essere una palla fondamentale che può mettere in difficoltà la difesa. La Serie A è questa, perché la Serie A è micidiale in questo senso, perché c'è alta qualità in tutti i reparti, c'è alta qualità in mezzo al campo avversario, dove un giocatore con una verticalizzazione ti può far presentare un attaccante che con un movimento a sua volta di tattica individuale di alto spessore di smarcamento si può far ritrovare davanti al portiere e lo cercano, e con un'imbucata, con una verticalizzazione, e quindi in questo senso devi essere sempre molto attento, molto bravo, molto concentrato in quelle che devono essere, nel momento in cui attacchi, anche le prese di posizione preventive nel momento in cui vai a, poi a sviluppare l'azione. So cose che ovviamente non è che ci lavoriamo da adesso, però dobbiamo continuare a martellare, perché questo aspetto qui può essere un fattore ancora più importante di crescita, no? Nel momento in cui sapremo andarci a lavorare, soprattutto a svilupparlo poi nella partita, che ci può far fare ancora un attimino un salto di qualità ancora. Però completo, quindi a quei tre davanti chiedi qualcosa di più, diverso? No, i tre davanti, non è che i tre davanti, a tutta la squadra si chiede un certo tipo di atteggiamento tattico, a tutti, a prescindere dagli interpreti, perché quella deve essere una nostra forza, ma nel momento in cui si vanno a sviluppare determinate situazioni tattiche in fase offensiva, poi ci vuole da sapersi muovere bene anche nella fase di posizionamento delle linee arretrate dietro, e quindi in questo senso abbiamo ancora buoni margini, lo abbiamo fatto tante volte bene, in alcune circostanze la lettura della situazione poteva essere migliore, e quindi qui parliamo di tattica individuale, non di reparto, perché con il reparto la linea difensiva sta lavorando direi bene, perché sta facendo le cose in maniera molto interessante, non portando giocatori nella nostra area, mandando in fuori gioco spesso gli avversari, di organizzazione giusta, ma nella tattica individuale del singolo dobbiamo essere più bravi nella presa di posizione in alcune circostanze del corpo, in alcune circostanze della presa di posizione dei piedi, nella presa di posizione del metro, nel momento in cui stiamo sviluppando la manovra offensiva, perché nel momento in cui puoi perdere palla, questa è una categoria che ti possono trovare, abbiamo detto, l'imbucata, la verticalizzazione è importante, lo smarcamento giusto della punta o degli esterni o degli attaccanti avversari, e quindi in questo senso la presa di posizione preventiva è importante e fondamentale. E il metro più, il metro in meno di come tu la vai ad approcciare, se gli dai 3 metri già hai dato un vantaggio, se gli dai 1
puoi avere più vantaggi tu, e quindi in questo senso dovremo andare a svilupparlo bene, a crescerci e a lavorarci sopra. Io direi che il secondo tempo ci hanno fatto un tiro in porta, no, tanto per chiarire, quindi la linea difensiva si è ben comportata e i gol che abbiamo preso li abbiamo presi in queste prime partite, 3 da calcio piazzato, quindi da marcatura su angolo, 2 su marcatura, 3 perché poi c'è stato il rigore su Toni, quindi 3 gol sono venuti su marcatura su angolo, su piazzato, quindi per il resto penso che la linea difensiva si sia mossa bene. E nel secondo gol di Napoli nello specifico c'era un fuorigioco di Hamsik, e quindi che non è stato rimarcato, se andiamo a vedere. Poi negli altri, nell'altro gol preso, come ho detto prima, c'è stato nelle altre due situazioni c'è stata una presa di posizione sbagliata di un nostro difensore che ha sbagliando il metro, sbagliando la lettura di una palla scoperta, potendo scappare prima e stando qualche metro un po' più distaccato da questa situazione, potevamo evitarlo, però questo fa parte del calcio e delle situazioni, ma nel complesso la linea difensiva si è comportata molto bene, per quanto mi riguarda, che valuto quello che è il discorso di squadra, nell'atteggiamento di squadra. Dobbiamo migliorare alcune cosine, però se vado a rivedere i gol dall'inizio, calcio d'angolo con la Sampdoria, calcio d'angolo a Verona sulla maglia di Toni, scontro a Verona, mi sembra che ci sia stato abbastanza episodico, che c'era una spinta su Pisano, insomma abbastanza episodico fra Sorrentino e Pisano quell'episodio lì. Io tante altre occasioni, poi dopo a Napoli c'è stato il fuorigioco di Hamsik che ha trovato il gol di Zapata, e quello lì, il terzo gol, lì dovevamo prestare più attenzione perché eravamo nella presa di posizionamento dei piedi in quella palla scoperta sul terzo gol del Napoli, però poi il secondo gol... Io poi dopo il Napoli non l'ho visto così pericoloso nel secondo tempo, ci hanno tirato in porta una volta, quando eravamo anche, c'è da dire, in fase di recupero partita, quindi eravamo anche ovviamente predisposti ad andare a far gol, però per il resto la squadra qualcosina dobbiamo migliorare sulle prese di posizione, ma come organizzazione di squadra di linea difensiva, anche nel complesso delle altre partite, ho visto che la squadra si sta muovendo bene. Quindi abbiamo qualche margine ancora di crescita, di miglioramento ovvia, ma ci lavoreremo sopra, sicuramente. Giornale Sicilia, lo riapro. Sì, qualcosa dell'inserimento di Bamba. Da non fare la coperta corta, che ti tiri su e ti scopri i piedi, e ti tiri giù e ti scopri la testa. Insomma. Ecco, però in questo momento sono alcuni particolari, non altro. Dimmi. Sta procedendo per quello che è la conoscenza, per quello che deve essere il normale inserimento in un'organizzazione difensiva di una squadra che lavora insieme da tanto tempo, da quasi un anno. E quindi in questo senso i ragazzi si stanno inserendo gradatamente, stanno cercando di capire quelle che possono essere, conoscendo, quando parlavamo di conoscenza e di certezze di quello che è il lavoro che portiamo avanti, rientrano ovviamente in tutto questo contesto tutti i ragazzi che sono appena arrivati da poco tempo. Quindi stanno crescendo e in questo processo di crescita ci sta che qualche volta ci possa stare qualche piccola defiance, chiamiamola così. La dovevamo mettere in preventivo, ce la possiamo mettere in preventivo, l'importante è continuare a lavorare per andare a assimilare i concetti tattici di squadra e di quello che si chiede. Muñoz e Gonzalez sono ancora infortunati, stanno facendo un lavoro di recupero dall'infortunio con lo staff medico e il riatletizzatore, quindi ne parleremo dopo la sosta. Altre domande? Danilo? No, c'è nessuna similitudine, ma l'unica similitudine è che sono due squadre di grande qualità, che hanno qualità in tutti i reparti, in difesa, centrocampo e attacco, e quindi
sono due ottime squadre, ben guidate, e quindi ci vorrà un Palermo di alto spessore per poter andare a giocarci in scontro e a andarci a fare il risultato, che dovrà fare la partita perfetta. Questa è l'unica similitudine. E noi di conseguenza dovremo essere tatticamente perfetti, organizzati, attenti, concentrati, intensi per quello che può essere, insomma, la partita, una terza partita in una settimana. A proposito del risultato, sia il presidente che Dybala in settimana ha detto che abbiamo giocato benissimo, però siamo ancora a 3 punti. Anche tu sei dell'idea che questo è il momento in cui bisogna cominciare a carburare, quindi cominciare a fare il più possibile? Cioè, c'è la possibilità? Non bisogna carburare, perché carburare abbiamo già carburato abbastanza, direi, per le prestazioni fatte. E però che dobbiamo prestare ancora quel pizzico in più di attenzione e determinazione nelle fasi cruciali della partita, nel momento in cui c'è da andare a chiudere una partita, quindi a mettere la palla dentro per portare il risultato a tuo favore, visto che ne abbiamo avuto tante occasioni, diverse occasioni, con la Sampdoria, col Verona, con l'Inter sull'1-1, sull'1-0 e sull'1-1, a Napoli sul 2-2 abbiamo sfiorato per 2-3 volte la possibilità di andare sul 3-2 e poi sul 3-3 abbiamo avuto 3-4 situazioni per poter andare a fare il quarto gol, e con un pizzico in più di determinazione, di tra virgolette cattiveria, potevamo andarci a riuscire per portare a casa questa vittoria. Però è tutto lì, stiamo crescendo, stiamo lavorando, stiamo migliorando, secondo me fa parte anche di un percorso normale di crescita di una squadra e di un momento che magari una squadra vive, chi vive all'inizio del campionato, chi la vive durante a metà stagione, chi la vive a fine campionato, dove anche in alcuni episodi con un pizzico di buona sorte in più avresti già fatto, non dico non una vittoria, ma ne avresti già portate a casa due per quello che hai prodotto e per quello che hai carburato, come dicevi il termine tu, ma mi sembra che il Palermo abbia già dato dimostrazione di aver ben carburato, deve solo continuare andando alla ricerca ancora di più della in questo momento preciso del campionato, della perfezione, perché non ti puoi permettere di essere un po' meno perfetto, perché è un momento dove dovrei dire un termine, ma non lo posso dire. Gatto Vitale Randazzo. Un anno sulla banchina del Palermo, qual è la fotografia più bella di questo anno, o qual è l'emblema di questo? Ma l'emblema è quello di aver costruito con questi ragazzi, con questa società, un'idea di squadra, un'idea di calcio, una squadra che andasse in campo con una mentalità che piacesse al proprio pubblico, ai propri tifosi, al proprio presidente, alla propria squadra, alla propria città, che andasse sempre in campo con uno spirito, una mentalità propositiva, una mentalità giusta, raccogliesse risultati e nello stesso tempo portasse avanti un progetto nuovo, che è quello di valorizzare tanti ragazzi giovani, tanti ragazzi che si sono messi, sono migliorati, sono cresciuti, si sono messi in evidenza. Questo penso che riportare entusiasmo nei tifosi, penso che tutti questi passaggi in un anno di lavoro penso che possano racchiudere questi concetti qua, per quanto mi riguarda qui a Palermo, quindi mi fa piacere in questo senso. Continuiamo sul nostro percorso di lavoro nella convinzione che abbiamo ancora da poter crescere, da poter migliorare, proprio in virtù anche del fatto che abbiamo diversi ragazzi nuovi che sono appena arrivati e che hanno bisogno di integrarsi con tutto il gruppo e di una squadra che ancora, a mio avviso, con il lavoro potrà ancora crescere. Vitale? Volevo scoprire con te quando questi due pareggi con due grosse squadre abbiamo potuto accelerare questo processo di crescita rispetto al fatto di non averli fatti, cioè se fossero stati due sconfitti questi due pareggi. Quanto questi due pareggi hanno influito anche a livello di crescita? Ma soprattutto sul piano della convinzione, perché penso che per come sono maturati, per come è stato, ma anche dalla partita di Verona, seppur per episodi abbiamo perso, però ne siamo usciti con la squadra, ne è uscita con la consapevolezza di essere squadra, di sapere andare in campo e saper cosa deve fare in tutte le situazioni. E in queste altre due partite che si sono poi susseguite, con l'Inter siamo passati in vantaggio, siamo stati raggiunti, ma non abbiamo mai perso lo spirito che deve essere quello di ricercare la vittoria, e ci siamo andati molto vicini. E a Napoli, pur essendo partiti purtroppo in maniera alle prime due conclusioni in porta, nella nostra porta,
subito con questo handicap. Non ci siamo persi d'animo, siamo rimasti squadra, ordinata, attenta, concentrata, pronti a fare il nostro gioco, pronti ad andare in campo e sviluppare quello che, in cui crediamo, per cui, e per cui abbiamo lavorato in tutto questo periodo. E i ragazzi sono stati bravi comunque a portarlo in campo, e questa deve essere nella nostra, nel nostro DNA, nella nostra mentalità, andare a giocare le partite e poi attraverso il gioco, attraverso i nostri movimenti, attraverso le nostre cose, andare a, ad ottenere di conseguenza i risultati. Quindi da queste due partite, o tre o quattro partite, è venuta fuori la cosa più che deve darci ancora più forza, nella convinzione che il lavoro che stiamo portando avanti è importante, che abbiamo ancora sicuramente dei margini di miglioramento, come è normale che sia, anche a livello di esperienza, per la conoscenza di questa, no, categoria, che non ci permette un minimo, un men che minimo errorino, e quindi continuiamo con convinzione per, nel percorso tracciato. Nino? Emerson è già pronto per giocare da titolare? Emerson sta crescendo, sicuramente è un ragazzo di 20 anni che è arrivato da poco tempo, però sta crescendo, è sicuramente un altro di quei ragazzi che ci potrà dare, da cui ci aspettiamo una crescita importante e anche delle prestazioni di conseguenza giuste. Poi vedremo di volta in volta, insomma. Paolo? Invece, nell'ottica appunto delle tre partite settimanali, sì, parlerete con quelli che non sono bisogno di fiatare, comunque c'è qualcuno che tu vedi particolarmente un po' più appesantito? No, a oggi, fino ad oggi, come ti ripeto, non è che abbiamo potuto fare un grandissimo lavoro da poter valutare fisicamente in questi giorni. Oggi e domani saranno giorni importanti, domani mattina, per poter verificare anche questo. Però ad oggi non ci sono questi segnali. Non hai bisogno di farti rinfrescare la squadra? No, no, ad oggi segnali in questo senso così pesanti non ce ne sono. Poi dopo, se oggi vado al campo e magari mi si presenta qualche problematica, magari tocchiamo ferro, magari speriamo che non ci sia nulla. Il giorno in più rispetto alla Lazio può uccidere, il giorno in più di riposo? Ah, vabbè, più o meno io penso che sia importante quando si gioca tre partite l'aspetto nervoso del recupero psicologico e della testa, di quello che può essere una situazione che si presenta in campo. Sicuramente gli sforzi ci sono per tutte le squadre, e non è che cambia un giorno, ti cambia nel momento in cui tu puoi entrare in campo senza quella giusta attenzione, convinzione o necessaria preparazione mentale alla partita. In questo senso ho detto ai ragazzi che ci vorrà una grande partita per poter far, ripeto, risultato con la Lazio, perché ho visto un'ottima squadra in tutti i reparti in queste prime gare, nelle partite che ho visionato.